Bene ragazzi, siamo i Granas e siamo tornati con un nuovo dopo tanto tempo. E nessuno vede me, mi sto grattando le palle questo. No, vabbè. Siamo tornati con un nuovo fuck. E primo fuck con la reflex. Con la reflex, sì. E intanto ci scusiamo che magari la qualità non è perfetta, perché stiamo ancora vedendo con le luci come si regola, ci stiamo un po' imparando, cercando di, no? Di trovare la meglio situazione. Stiamo cercando di impararci ad usarla. E quindi non cagare il cazzo, se non è perfetta la qualità, migliorerà col tempo sicuramente. Ah, cabba, rambarambazzi. Vai, partiamo con le domande. Legge lui perché lui è gangsta. Allora, Matteo Sorrentino ci chiede se abbiamo provato la beta di Destiny. No. Sì, io ho provato sia la beta ma anche l'alfa. Anche l'alfa, lui sta proprio... Lui proprio, io con Destiny sto proprio avanti. Sì, lui è... E vi faccio dire che gioco, mo, avendo avendolo giocato abbastanza... Era un cugino in Molise. Per cazzo. Caro tu. Avendolo giocato abbastanza, comunque posso dire che è veramente un bel gioco, almeno secondo me, che vale la pena di comprare e che secondo me sarà molto longevo, cioè non sarà di quei giochi che ci giochi una settimana e poi ti rompi il cazzo, ma sarà di quei giochi che andranno avanti nel tempo e potrebbe anche essere un'alternativa a COD, chissà. No, posso sapere. Loredana Gabriele ci chiede siete sicuri che il tipo a destra non sia il figlio di quel genio? A sinistra era. Vabbè, comunque dove siamo? Perché lui non sa, cioè mi ha chiesto ma viene sinistra o a destra dopo, quindi se voleva... Comunque no, non sono il figlio di quel pechegno, vorrei tanto esserlo per avere i soldi che ha lui. Più che i soldi. I soldi, perché con i soldi puoi fare tutto. Compri il vino. Sì, molto vino. E no, purtroppo non lo sono, però mi piacerebbe anche conoscere quel pechegno. E se il padre in questo momento sta guardando il video, dice mazza che bel figlio che c'ho. Purtroppo lui non è il figlio di quel pechegno, mortacci tua. Esattamente. Che poi sono primi suo. Io. Sofia Bombardi ci chiede PS4 o Xbox One? Samsung o iPhone? Domande da un migliore Cristo! Pronto? Ti chiama pure il Papa quando fai il video! Allora, Xbox One e Nokia. Sono un po' trasgressivo io. Acap, mamma mia, rambarambas. No, vabbè. iPhone e PS4. E PS4. Ho detto cazzo! Xbox One. Cadeggio Pippo. E prossima domanda. Giuseppe Andreano, grazie, perché lui fuck McDonald's o Burger King? Bella Darryl, sei uno stronzo, cioè perché a me non mi saluti, scusa. Bella, io ho pure scelto la tua domanda. Pensa che infame che so. Vabbè, comunque McDonald's o sei Burger curioso. King? Sì, vabbè, che stupido. McDonald's. Allora, panini del Burger King, patatine del Mac. E Coca-Cola del Mac, se senza. E il bolletti piatto. Del Mac. Non so, i bolletti non. No, aspetta, le chicken wings del Burger King sono fantastiche. Mac, comunque Mac. No, i panini del burger. Comunque io preferisco il kebab. Luca Fondiz ci chiede. Cioè io riesco a dimenticarmi tra i miei 5 secondi di domande. Luca Fondiz ci chiede, riuscirete ad uccidere Frazzo? Perché dovremmo? Forse dopo che lui avrà ucciso, no? Perché dovremmo? Ma infatti perché dovremmo? Raffaele Zanca ci chiede farete una serie su FIFA 15? No, sì, no, non faremo una serie su FIFA 15, ne faremo tante di serie su FIFA 15. Trollone, mamma mia. Vabbè, comunque calcolate che l'ho prenotato oggi, quindi sì, vero. Sì, vabbè, faremo delle serie su FIFA 15, probabilmente torneranno appunto le sfide che stiamo facendo adesso, torneranno le round to vari cazzi e mazzi e abbiamo in serbo qualcosa di molto speciale che nessuno ha mai fatto finora. E uscirà ovviamente per la community serba, non per quella italiana. Donato Tartarello ci chiede, farete una sopra di un'altra volta? Farete mai dei raduni? Abbiamo fatti. Da soli? Cioè no. Da soli no. Infatti. Da soli non lo so, forse in futuro, adesso penso che verranno due persone. Io, lui e chi ci conosce, cioè. E quelli che stanno nella piazza, che non saranno fan. Non saranno nostri fan, però diciamo, che bella tanta gente raduni. Quindi no, se parlate tipo di raduni, che ne so, Romix, ci vediamo a Romix, ci vediamo a Games Week, ok, ci stiamo sempre. Yes. Però. Ma se parliamo di raduni singoli, solo noi. Per ora no. Più là. La pizza. Vabbè, comunque ne abbiamo anche fatti e ci avete riconosciuto in tanti, non me lo aspettavo, però grazie, un bacione, ci vediamo in Games Week. Raffaele Tignola ci chiede perché Bigrananas? Perché Bigrananas? Perché ti Tignola? Oh, ma che è oggi? La sagra dell'Apple Android? Oh, Morad Zada Zari ci chiede Zota, non Zada. Pensavo che era cosa araba, capito? Quindi era Zada. Vabbè. No, penso sia Morad Zota Zari. Apple Android bella. Ma che cazzo? Ma che è oggi? Vi siete messi d'accordo? Vittor Ugo Nico? Nico ci chiede. Ma tu vuoi capire come sta per un ballo? È ridicolo. È qualcosa di ridicolo. Oh my god. No, abbiamo dimostrato il nostro swag con un ballo. Io lo swag e lui no. Io non ho lo swag. Sì. Non touch my swag. Nicola Malatesta. Oh,
No, la domanda diceva: Darryl, dai un ceffo a chi ti sta vicino. Scusa, le leggo io domande. C'era scritto Darryl, cioè che facevo? Allora, pure se ne leggevo io, cioè. Loro risolvi ci chiede Sniffy. No, la domanda è: tu Sniffy? Per farsi domande? Claudio Caporale ci fa una domanda geografica. Come mai la maggior parte degli youtuber sono del Lazio? Della regione Lazio. Ma in realtà, chi è del Lazio? Cioè, io, lui, Frax, Zoda, Omedon e Tre. E che Klaus? E Omedon. Poi ci stanno Krik, che non è del Lazio. Ron, non è del Lazio. Velo, che non è del Lazio. No, più che mai. Più che mai. Non è una cifra del Lazio. Più che altro, nessuno è da Lazio. Questo è. Nessuno è da Lazio, ma la cifra è del Lazio. Perché pure Ila, Laila, sono del Lazio. Mazzo, mi stanno fottendo. Non lo so, se tra anche noi romani o laziali siamo simpatici. Siamo simpatici, siamo più forti. Carlo Magnolato ci chiede se abbiamo fatto sport. Se sì, con quale squadra? Allora, ho fatto sport, sì. Ho fatto 10 anni di calcio e 3 anni. Come avete visto dalla Crossbar Challenge? 3 anni di calcetto e. Diciamo che in questi 10 anni di calcio ho giocato principalmente a una squadra che era il Bettini, Cinecittà Bettini. E poi a calcetto ho giocato, ahimè, alla Lazio. Junior Lazio. E sì, te che hai fatto? Te ne hai fatto un cazzo. No, io vabbè, ho fatto sport ma mai di team. Cioè, nel senso, kickboxing da solo, tennis da solo, nuoto da solo. Cioè, non è che c'è sta un team, una squadra dietro, quindi ciao, basta. Lorenzo Botter ci chiede: cosa ne pensate dei Gods? Sponfano. So, i peggio. Stanno sul cazzo, quei pezzi di merda. Vabbè, cosa ne pensiamo? Pensiamo bene di Gods, perché praticamente tutti quelli, tutti gli youtuber che conosciamo meglio sono dei Gods. Sono i Gods proprio, cioè. Praticamente. C'è sta Frax. Anche se ci stanno ovviamente altri fuori, però dei Gods, Frax è stato il primo, vabbè, Frax è stato. Frax è anche conosciuto. Non è che è lo youtuber, Frax è un nostro amico, poi c'è YouTuber. Il primo che abbiamo conosciuto dopo, cioè come youtuber al di fuori di Frax è stato Klaus. Il secondo che abbiamo conosciuto. Tu il primo che ho conosciuto. Il primo conosciuto di Gods è stato Dredd, diciamo. Poi io ho conosciuto. Poi Klaus. Poi io almeno ho conosciuto Dredd. Io ho conosciuto. Poi Sasha, poi vabbè, anche Capo, però diciamo che con quelli dei Gods, saluto, anche perché 3 su 4 sono di Roma, quindi è più facile, diciamo, vederci, quindi legare di più. Esatto. Con Anima un po' meno, anche se comunque quando viene a Roma poi sembra sempre che siamo amici dalla vita. Esatto. Quindi. Esatto a posto. Paga! Vabbè ragazzi. Lancia il telefono così. Sì, tipo mai cosa, la banda. Boh, lanciava la busta. Vabbè, comunque. Il pack è finito e noi ci vediamo al prossimo pack. Mi raccomando, prossimo video. Vogliamo tanti like perché siamo in HD. Cioè siamo in HD. Noi abbiamo comprato questa reflex per voi, per migliorare la qualità video audio. Quindi mi raccomando, tanti like. 490 euro. Tanti che verranno neanche in 2 anni di YouTube. Tanti commenti, infatti sì. Cioè, quindi, tanti vabbè. Commenti, tanti like. E non lo so, iscrivetevi alla pagina. Perché iscrivetevi? Lasciate un viaggio sulla pagina Facebook. Tutti i link in descrizione. Boh. Bella, basta, finito. Si chiude. Bruttissimo.